la domenica in famiglia della città dei bimbi c'è anche la teca del Mediterraneo. Di cosa vi fate portavoce? Allora, innanzitutto l'attività della Teca del Mediterraneo, oltre ad avere un'attività ordinaria di una biblioteca, quindi di servizi di base che offre all'utente prestito e libri soprattutto di natura giuridica e economico, ha anche sviluppato al passo con i tempi, ha cercato anche di leggere un po' quali sono i cambiamenti appunto della società e quindi di capire, forse alcune volte di leggere, interpretare quelle che sono anche le necessità degli utenti stranieri. In tal senso, in tale direzione, abbiamo anche predisposto un'attività che appunto è integrata nell'attività della sezione multiculturale e quindi attraverso dei libri anche, in questo caso di Piave, questo che abbiamo cercato di presentare in questa città dei bimbi oggi, una lettura di Piave di diversa nazionalità e attraverso appunto disegni e rappresentazione. Logicamente il contesto è stato anche questo appunto abbastanza target di età abbastanza piccolo, per cui abbiamo cercato di preferire i colori e attraverso le immagini dei personaggi più rappresentativi all'interno delle fiabe abbiamo cercato di attirare un po' i bambini che con curiosità si sono avvicinati appunto alla fiaba.